Un teatro verdi gremito e colorato da tante uniformi fluorescenti ha accolto a Firenze la premiazione dei toscani che con la protezione civile regionale hanno aiutato per mesi la popolazione colpita dal terremoto nel centro Italia dopo la prima terribile scossa del 24 agosto scorso. Un filmato con le immagini degli aiuti ha aperto la cerimonia, poi la consegna dei riconoscimenti a oltre 70 soggetti tra associazioni di volontariato, enti e operatori dell'amministrazione regionale e di quelle locali. A consegnarli con l'assessore regionale alla protezione civile Federica Fratoni, il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, il direttore dell'area difesa del suolo Giovanni Massini e il responsabile dell'ufficio regionale di protezione civile Riccardo Gaddi. Uno solo il messaggio ripetuto più volte alla platea. È un grazie profondo a questi eroi invisibili dei nostri giorni, persone che sottraggono tempo alle proprie famiglie, al proprio lavoro per dedicarlo agli altri, e con altri si intendono principalmente le persone in grande difficoltà, colpite in questo caso da sisma. Subito nelle prime ore dopo la scossa che ha raso al suolo Amatrice e i paesi dei dintorni, la macchina della protezione civile si è organizzata e si è messa in marcia. Noi siamo partiti il 24 e praticamente la nostra operazione si è svolta in maniera continuativa fino al 4 di dicembre. Poi siamo tornati di recente per l'emergenza neve, ma è stato il nostro problema non è stato tanto il trovare le persone, ma purtroppo dire di no a qualcheduno che voleva venire. Noi non potevamo, diciamo, portare tutti. In platea tanta emozione, applausi e il pensiero costante della Toscana al centro Italia, dove l'emergenza non è ancora finita.